Benvenuti in un nuovo video, ragazzi. Io vi ripeto, scusatemi se si vede ogni tanto verde, che comunque io, visto che porto gli occhiali eppure ho le luci molto distanti da me, è posizionato in modo che non si vede, quindi scusatemi. Oggi sono qui per farvi il video mangio per 12 ore solo barrette. Io faccio sempre questa tipologia di video il venerdì perché io il venerdì non mangio carne, quindi ho deciso di fare questa tipologia sempre il venerdì, però vabbè, raga, ho anche altre barrette da provare, quindi ci saranno anche dei prossimi video. Sono le 7:44. Spero che si veda. Sono le 7:44 e noi finiremo questo video alle 7, alle 19:44, 45 di stasera, perché non è una 24 ore ma una 12 ore. Ho ordinato varie barrette sul sito di All Supplement e stamattina ne mangeremo una, due, vediamo un po'. Ah, l'ho voluto fare anche se comunque non mi alleno, ma manterrò comunque la giornata attiva. Ci arrangiamo come possiamo e poi oggi, se tutto va bene, mi devono arrivare anche i pesetti da Decathlon. Cioè, questo latte è scotto prima, l'ho provato, mamma mia, mi sono cotta la lingua. Allora, mi ispira tantissimo questa qui. Tutte le barrette che vedete in questo video le trovate sul sito di All Supplement. Come sempre avete il mio codice sconto che è Giulia010. Chi ha visto il vecchio unboxing sa che ne ho prese tantissime. Però ragazzi, io devo assaggiare per prima questa qui della Oh Yeah, gusto chocolate caramel candy. Cioè, dentro ci sono gli Smarties. Eccola qui, è una bella barrettona. Vi dico anche, vabbè no, ve li scrivo perché sta a 26% sulla fettura. È una bella barretta da... No, vabbè, non... 85 grammi. Allora, a parte che... No, vabbè. Mamma mia, ragazzi, sembrano gli M&M's. No, sta cadendo tutto a terra. Aspettate. Sì, vabbè, raga, ho fatto un macello. Mamma mia, che buona. Guardate qua. Forse il cioccolato fuori non è di altissima qualità, però tutto sommato è buono. Pezzettone di biscotto e caramello. Allora, sinceramente, buona, molto buona questa riscaldata, è la fine del mondo. Gli do 7 e mezzo, 8, solo a prende 7 e mezzo, non prende 8 per il cioccolato esterno, perché è un po' scadente proprio. Beh, no che il cioccolato di queste barrette sia di proprio di altissima qualità, pregiato, però c'è di meglio del cioccolato esterno delle barrette proteiche.
Allora, a me ispira tantissimo questa, anche per cambiare un po', è la Whey Sport 55 Protein Bar frutti di bosco. Allora, i valori per 55 grammi sono 249 calorie, 11 grammi di grassi, sono un po' tantini, un po' tanti, sì, ho. Carboidrati 12, proteine 23. Un po' troppi grassi, cioccolato bianco e frutti di bosco, ve l'ho fatta vedere. Vediamo un po'. Allora, profuma tantissimo, raga. Forse ci siamo con questo gusto. Si presenta così. E dentro è così. Wow. Però forse non c'entra tanto con il bianco, il cioccolato bianco. Non so perché. Poi ci sono dei pezzettini croccanti. Non capisco. Buona però non contrasta. Si sente troppo di frutti di bosco. Buona però dopo un po' di disgusto. La prima colazione è andata, noi ci vediamo più tardi con il pranzo e adesso mi cambio perché anche se arrivo a correre almeno scendo vestita, sistemata e poi io vado a studiare e noi ci vediamo dopo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo, ho selezionato anche due barrette un po' particolari, sono le 13 e 13, comunque non mi ho fatto dire il giorno 13 marzo. Qua. Io sono preoccupata perché ho selezionato due barrette particolari e non so. Allora, la prima è vegan, un po' paurissima, raga. È cioccolato e arancia carb crusher della My Vegan, della My Protein. Cioè, raga, io ho paurissima, ve lo giuro. Di alcuni vi dirò i valori ed altre ve li scrivo. Invece no, profuma tantissimo. Madonna, raga, io ho paura. A parte che è bellissima. Sembra la fessa come odore. Dentro è così. Assaggiamo. Molto molto buona. Morbidissima. Ah, essere un prodotto vegano è molto molto buono. Grazie.
Quando la presi, ci sono anche altri due gusti, se non mi sbaglio, ma volevo prendere una particolare. Il mio voto per questa barretta è 8,5. Sì, molto molto buona. Non mi aspettavo di peggio, ve lo giuro. Adesso bevo, perché ci spostiamo ad un altro gusto particolare e a volte traballa un po' questo gusto. Vediamo un po'. Eccola qui, oh, ed è la Power Bar. Allora, sinceramente, ragazzi, i valori sono ottimi per 55 grammi a 193 calorie, 3,8 grammi di grassi, 19 di carbo e 17 di proteine. E questa qui al limone, raga, mi spaventa tantissimo. Vabbè, proviamola. No dai, perché io mi spaventa? Cioè, è proprio bella. Ah, mamma mia, come profuma, super morbida. Secondo me è buono. Buono. Ma sento qualcosa di fresco. Ok, il limone. Però non sento molto di limone, tipo menta. Morbida, ma c'è qualcosa che non mi convince. Non si sente molto di limone. Quella barretta che gli date un morso e poi dite ok, basta. Non so neanche decidere se è buona o non è buona, ve lo giuro. Ma so. Che gusto limone? Preferisco quella lì della Self. La piccolina. Quella è proprio buona. Lo sto mangiando proprio, come si suol dire qui, a tratta stomaco. Sinceramente, gli do un 6. Perché è buona, ma non si sente tanto il limone. Cioè si sente, però io sento tipo zucchero, non so,
sento zucchero, un retrogusto di menta, ma io questa avevo un po' già, questa ti ho detto già, questa non mi piacerà per il semplice motivo che io ho assaggiato di questa qui cioccolato ed era la peste proprio. Quindi raga, il mio pranzo è andato, noi ci vediamo più tardi e mangeremo. Proveremo altre due o massimo proprio tre barrette, però già le ho selezionate e quindi noi ci vediamo dopo. Ma io lo so che tutti noi stiamo proprio approfittando di questi giorni di quarantena per sistemare proprio a fondo tutta la casa. Io ho appena finito con mia mamma e mia sorella, infatti ci facciamo proprio a zone. Oggi riordino questo, domani riordiniamo quest'altro per non fare tutto subito e poi rimaniamo aggiornati tipo. Che faccio? A parte che non succede mai perché tra compiti e varie cose questa cosa non può mai accadere. Sì, la volta che si sta aprendo da sola. Ok, comunque lo so che tutti quanti stiamo approfittando di questa cosa per fare proprio pulizie proprio molto 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 più a fondo. Cioè ragazzi scoprono cose e dicono, ma questa cosa da dove esce? Cioè è bellissimo. Oggi voglio provare insieme a voi questa barretta qui a... Aspettate, sono le 17:29. Eccolo qui. Noi adesso ci mangiamo una barretta e l'ultima barretta ce la mangiamo verso le 7, che finiamo alle 7:30. Questa qui è una nuova uscita, è del marchio Nano Saps. Nano Sups, ma boh, penso Saps. Vabbè, comunque cookies and cream. Eccole qui, raga, le trovate sul supplement disponibili. Questo è un altro gusto, disponibile in due gusti, se riesco ad aprirla. No, vabbè, ma è bellissima, bella, super morbida. Vabbè, questa merita una foto proprio e un video. Sì, Dio. Biscotto. Assaggiamo. Secondo me c'è anche il caramello. Comunque è buonissima, mi sono innamorata. Allora, sinceramente è molto 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 buona. Adoro, è validissima. Io ve la straconsiglio, c'è anche un altro gusto che adesso non ricordo se è peanut butter, ma se non sbaglio sì. Comunque il mio voto per questa barretta è... Non lo so, 9? 8 e mezza 9, su. Eccoci con l'ultimo pasto della giornata, sono le 19:05. Eccolo qua, lo starete vedendo, scusatemi la qualità, ma sono ritornata da quest'altra parte e non ho messo neanche le luci. Allora, stasera andiamo a provare l'ultima barretta, è questa qui della Optimum Nutrition Peanut Butter Protein Crispy Bar. Eccola qui. Vediamo un po' com'è. Ha
Anche queste sono una delle ultime uscite sul sito. Ma vabbè, che dure. Sembra tipo quella della Kellogg's. Eccola. Poi ha sopra tipo questo riso soffiato, non riesco a capire, e sotto ha proprio la tavoletta di cioccolato, è spettacolare, con, cioè secondo me sopra l'hanno proprio amalgamato col burro d'arachidi e sotto cioccolato, è spettacolare. Troppo buona, raga. Lei ha vinto. Per me lei ha vinto perché è super particolare dalla classica barretta. Raga, queste prima che finiscono dovete prenderle. Io prenderò anche tutti gli altri gusti al prossimo ordine. Troppo buone e troppo particolari. Lei per me ha vinto, il mio voto è 10, raga, merita tantissimo perché è super 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 particolare. E quindi niente ragazzi, questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un pollice in su, ovviamente sempre se vi va, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!